Ci troviamo a Bari in occasione di un incontro incentrato sul tumore al colon retto in fase metastatica. Abbiamo il piacere di parlare con il professor Fortunato Ciardiello, presidente della Società Europea di Oncologia Medica e ordinario di Oncologia Medica presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Allora, professore, innanzitutto, qual è il ruolo della chemioterapia nel cancro del colon retto in fase metastatica? La chemioterapia, i farmaci citotossici, hanno un ruolo essenziale nella terapia della malattia metastatica del colon retto. In particolare, le combinazioni di chemioterapia sono la base del trattamento da sole o più frequentemente in associazione anche con farmaci più moderni come farmaci a bersaglio molecolare, anticorpi monoclonali contro i recettori fattori di crescita epidermico o anticorpi monoclonali contro i bersagli dell'angiogenesi. Professore, da poco è disponibile una nuova chemioterapia orale per questi pazienti. Di che cosa si tratta, come agisce e quando trova indicazione clinica? Nell'ambito dei farmaci chemioterapici che si usano in questa malattia, la grande maggioranza di farmaci sono iniettati endovena, come gran parte dei farmaci chemioterapici. In realtà alcuni farmaci che si usano nella malattia del colon retto hanno degli analoghi che è possibile anche utilizzare sotto forma di compresse, quindi per la formulazione orale, che molto spesso è più semplice e anche ha una maggiore possibilità di adattabilità da parte del paziente, non richiede l'iniezione endovena, non richiede l'accesso venoso con catetere venoso centrale. Ma tra i farmaci più moderni che agiscono come chemioterapici orali vi è in realtà un nuovo farmaco, la trifluoridina o TAS-102, che in realtà è un analogo o un derivato di una classe di farmaci ampiamente utilizzati in questa patologia, i derivati delle fluoropirimidine, che hanno rappresentato da oltre 30 anni i farmaci chiave in questa malattia. Cosa ha di nuovo il TAS-102? Oltre ad essere un farmaco orale, agisce anche quando gli altri farmaci chemioterapici e gli altri farmaci più moderni a bersaglio molecolare non agiscono più, o meglio hanno esaurito il loro potenziale d'azione e avviene quello che noi chiamiamo in gergo tecnico insorgenza del meccanismo di resistenza alle terapie oncologiche nel paziente. Cioè, dopo che trattiamo il paziente per alcuni mesi con farmaci anticancro attivi, il tumore purtroppo non si controlla più, non si riducono più le masse tumorali e il tumore progredisce. Nel caso di progressione tumorale, cioè quando la malattia non è più sensibile ai farmaci precedentemente utilizzati, il TAS-102 si è rivelato un'ottima possibilità di trattamento per questi pazienti per i quali fino a poco tempo fa esistevano pochissime potenziali alternative terapeutiche. E quali risultati clinici si possono ottenere con questo nuovo farmaco e quale può essere il suo ruolo in terapia? Oggi sappiamo che il TAS-102 o trifluoridina è un farmaco attivo nella malattia metastatica resistente ai trattamenti, a tutti i trattamenti standard, in almeno il 40-50% dei pazienti e in almeno il 20-25% dei pazienti questa efficacia può essere prolungata anche per alcuni mesi e in un gruppo selezionato di pazienti, probabilmente intorno al 10-15%, anche oltre un anno. Questo è relativamente importante perché in fondo è in grado di cambiare la storia naturale della malattia, perché se i pazienti non fanno nessun trattamento in questa fase, hanno una sopravvivenza attesa purtroppo soltanto di 4-6 mesi, mentre il trattamento con il TAS-102 può significativamente incrementare questa sopravvivenza, che nella media è di circa 2 mesi, ma nei sottogruppi di pazienti che rispondono meglio al trattamento può essere anche di molti mesi. Quindi certamente non è un farmaco che è attivo in tutti i pazienti, ma è certamente attivo in un gruppo significativo di questi pazienti e soprattutto questo avviene con una tossicità molto limitata e con un farmaco chemioterapico citotossico che può essere somministrato per os. E per questi pazienti che sono una malattia avanzata, la somministrazione orale significa anche stare a casa e andare in ospedale soltanto per le visite di controllo che avvengono mediamente all'inizio probabilmente ogni settimana o due e poi relativamente più dilazionate nel tempo, tipo ogni mese, ogni 2 mesi. Quindi anche la qualità di vita del paziente, soprattutto quando il farmaco funziona, migliora nettamente perché in questa fase stare il più possibile a casa o cercare il più possibile di svolgere le attività più o meno normali della vita di ciascun individuo è particolarmente importante.